Bentrovati, cari telespettatori, e benvenuti al Molise che va. Do il benvenuto a Mauro Gioielli, collega che in questi ultimi giorni, lui è sempre sulla, diciamo, in prima linea perché è una persona polivalente, si interessa di tante cose, però ultimamente c'è stata una graduatoria al Comune di Isernia, tra i dipendenti, perché ha detto stampa, al Comune, e quindi tra i dipendenti del Comune di Isernia, una graduatoria apposita è risultata essere il primo. Di che cosa si tratta? Intanto complimenti per questo riconoscimento, che non è soltanto a parole, mi auguro, ma insomma corrisponde anche a qualche altra cosa di più veniale, ma che serve in una famiglia. Grazie del complimento. È una graduatoria che è stata sbloccata, che era ferma da diversi anni dall'attuale amministrazione, e che va a valutare le performance di ogni singolo dipendente sulla base di alcune schede. Alla fine sono numeri, quindi diciamo che la graduatoria è molto veritiera. E sono arrivato primo, ma è una cosa che mi fa piacere soprattutto per la categoria dei giornalisti. Significa che anche all'interno della pubblica amministrazione, dove poi ti devi confrontare anche con altri professionisti, ingegneri, avvocati, architetti, eccetera, anche all'interno di una pubblica amministrazione il giornalista riesce a farsi valere. Lo dico anche perché il giornalista pubblico, così viene definito il giornalista della pubblica amministrazione, questa è la qualifica precisa, nasce con una legge del 2000, la 150, una legge che disciplina proprio le attività di comunicazione e di informazione all'interno della pubblica amministrazione. All'inizio è stata una legge abbastanza osteggiata dagli enti, a Isernia fortunatamente, con Melogli mi ricordo. Perché è osteggiata? È osteggiata perché in effetti il giornalista è una figura anomala all'interno della pubblica amministrazione. Faccio un esempio per far capire. L'istituto previdenziale non è più l'INPS come quello di tutti i dipendenti, ma io sono INPICI, quindi già questo mi differenzia dagli altri. Godiamo di una certa libertà in più proprio nel lavoro, perché la libertà di espressione del pensiero, la libertà del giornalista va in qualche modo salvaguardata, ma in qualche modo era vista come una figura esterna. Infatti molti comuni non hanno assunto, fatto concorsi per assumere i giornalisti, ma hanno fatto dei contratti di collaborazione esterna e li portavano all'interno dell'ente. Io invece fin da subito già lavoravo al Comune, ero l'unico ad avere la tessera professionale, così ricordo con Melodi, ma poi anche le altre amministrazioni che si sono succedute, che poi sono passati altri sindaci, commissari prefettisi, e devo dire che sempre tutti, sindaci di centrosinistra, sindaci di centrodestra, commissari prefettisi in un po' di varie regioni d'Italia, sono venuti 4-5 da quando lavoro al Comune, hanno cercato sempre di valorizzarmi, questo lo devo riconoscere, devo molto a chi ha amministrato il Comune in questi ultimi anni, questo ventennio quantomeno, e forse qualche piccola qualità me la riconoscevano e ho cercato di impegnarmi anche oltre, spesso oltre l'orario di lavoro e anche nei giorni non lavorativi, il sabato, la domenica, un po' tutto l'anno, ecco, in alcuni momenti H24, ci sono stati momenti del Covid in cui sì, mi sono prestato al servizio praticamente quasi tutta la giornata. Questo è, però alla fine qualche piccola soddisfazione si ottiene. Per tornare anche alla tua domanda iniziale, questa graduatoria poi dà anche diritto a quelle che sono le progressioni orizzontali all'interno di un ente. Io sono una categoria D, quindi c'è possibilità di andare oltre quello che già sono, in senso orizzontale, che poi la D1, 2, 3, 4, eccetera, e che corrisponde anche a un minimo di aumento salariale, questo è. Ma chi è che fa queste valutazioni? Fai i dirigenti, fanno le valutazioni sulla base di alcuni criteri già stabiliti, ci sono cose che poi vengono discusse anche a livello sindacale, abbiamo approvato lo scorso dicembre contratto decentrato insieme ai sindacati.
sindacati, dove si è deciso di fare questa graduatoria sulla base di queste schede delle performance. Si poteva fare pure qualcosa di diverso, ad esempio aggiungere i titoli di studio, però alla fine poi il tavolo sindacale con i sindacati e i rappresentanti del datore di lavoro del comune hanno deciso così, e così è stato. Però devo dire che sono tutti bravi, sono tutti eccellenti funzionari quelli del comune di Isernia. C'è così un po' questa diceria dei fannulloni messi in giro anni fa, ma non è assolutamente così, almeno per quel che posso io constatare all'interno dell'ente del comune di Isernia. Non è così, lavorano tutti, sono tutti bravi, fanno tutti bene il proprio dovere. La lotta politica coinvolge più gli amministratori che i dipendenti? Ah, sì, assolutamente sì, il dipendente se ne tiene fuori anche volutamente, difficile che... siamo tutti un po' distanti, non prendiamo mai posizione, come è giusto che sia. Certo. Ci sono poi figure più politiche, in un ente dove c'è un portavoce, il portavoce rappresenta il sindaco, quindi rappresenta anche quel gruppo politico, quella coalizione politica, quel partito in qualche modo, ma questo non succede al comune. Io ho detto che tu sei un giornalista, un dipendente comunale, ma i tuoi interessi sono tanti. Svariano in diversi campi, principalmente artistici. Chi è Mauro Gioielli? A 360 gradi. No, devo dire che nella mia vita ho fatto tantissime cose, ormai ho anche un'età e quando mi giro indietro e vado a verificare quel che ho fatto, di cose ne ho fatte davvero tantissime. Non so la qualità, però la quantità c'è sicuramente. In campo artistico, per chi mi conosce, sa che ho svolto e continuo a svolgere un'attività musicale, mi è sempre piaciuto cantare col gruppo del Tratturo. Sei uno dei fondatori? Sì, insieme a Piero Ricci fondammo il Tratturo nel 76. Già nel 75 avevamo fatto dei concerti insieme, ma non avevamo ancora fondato il gruppo. Poi la vera fondazione è avvenuta nel 76, quindi già è molto tempo fa. E questo mi ha dato l'opportunità di girare il mondo e di suonare un po' in tutto il mondo. Saranno rimasti in nome del futuro, perché bisognerebbe parlare di un'autostrada adesso. No, vabbè, questo il fatto del Tratturo credo sia una... È nato innanzitutto perché uno dei primi brani che abbiamo raccolto, riarrangiato e proposto in concerto, si intitola Ritorno dalla transumanza. È un canto che abbiamo raccolto a Capracotta, poi abbiamo visto che era simile anche in altri comuni, Vasto Girardo, San Pietro Avellana, Ateleta, canti abbastanza simili, diciamo quel filone là della pastorizia transumante, quindi della transumanza, e allora abbiamo deciso di chiamarci il Tratturo. Poi è un Tratturo, è un sostantivo che ha una certa forza in qualche modo, pure quando lo si pronuncia. Devo dire che è stata un'idea felice perché ci ha portato fortuna. Abbiamo fatto un bel po' di strada, avete girato anche parecchio. Abbiamo girato 13-14 nazioni del mondo. Abbiamo fatto col Tratturo, sono poco più di 1800 concerti. Io poi qualcun altro l'ho fatto pure con altri gruppi. 1800 concerti sono tantissimi. Dischi, sia nostri singoli che collettani con altri gruppi, apparizioni televisive su tutte le reti Rai. Rai 1, 2, 3, Rai International, Rete 4, Italia 1, un po' dappertutto. Quindi, vogliamo ricordare quelli magari sui quali possiamo mettere anche le immagini? Potremmo iniziare, credo, da... sì, un momento che ricordo con particolare affetto, anche con un poco di commozione, e quando fummo chiamati dalla redazione alle falde del Kilimangiaro, la trasmissione di Licia Colò, era successa da pochissimi giorni, credo 2 giorni, la tragedia di San Giuliano di Puglia con i bambini rimasti sotto le macerie della scuola. La redazione ci chiamò, poi ci fece parlare pure con Licia Colò. Volevano un gruppo del Molise che rappresentasse un po' l'anima, lo spirito molisano e facesse musica tipicamente molisana per ricordare in qualche modo quei bambini sfortunati. Noi ma fu emozionante anche per voi. Fu emozionante anche per voi.
ricordo perfettamente che durante le prove, perché poi andammo in onda credo alle 2, appena iniziò il programma, la prima cosa che mandò in onda fu il tratturo, che scegliamo una ninna nanna proprio per collegarci a questo mondo un po' dell'infanzia. E la mattina ci hanno fatto fare le prove per vedere anche i tempi, là è tutto cronometrato, tutto preciso, e lei facemmo due prove col pezzo che avevamo scelto, e lei venne tutte e due le volte ad ascoltare le prove, e scappò un po' la lacrimuccia, si commosse e poi volle pranzare con noi, si venne a sedere con noi e parlò di questa situazione del Molise, del terremoto, se l'avevamo sentito pure a Isernia, ma Isernia... Chi altro c'era oltre a te? Eravamo io, Lino Miniscalco, la Zampogna, Ivana Rufo, che è la moglie di Lino, chitarra, certo, e voce, e poi c'era Enzo Miniscalco al basso, una persona che aveva un problema di handicap molto grave, che purtroppo è morto un anno e mezzo fa, Enzo ci ha lasciato, bravissima persona, grande personaggio, che ricordiamo sempre con grandissimo affetto sia lui che i familiari. Andammo in quattro e eseguimmo questa ninna nanna. E... un altro momento ancora? Un'altra esibizione? Altri momenti ce ne sono stati diversi. Ricordo un Natale, bisognava andare in onda il 24 dicembre, quindi alla vigilia, all'ora di pranzo di domenica. Quindi immagino la gente davanti alla televisione, sarà stata tantissima, era 1995, domenica in Mare Avenir, già Mare conduceva Venire. Mare Avenir all'epoca, pure lì andammo la mattina, ci fecero fare le prove tutte cronometrate e volevano qualcosa che fosse completamente natalizio, quindi con le Zampogne, andammo con le nostre Zampogne, loro preparavano pure una coreografia dietro con altre persone vestite da zampognare che erano venuti da Scapoli appositamente, portarono addirittura delle pecore, degli agnelli in studio. Nello studio. Fu una cosa preparata benissimo e disse fatemi una bella pastorale di Natale, una cosa perché il 24 stasera c'è il cenone, certo, che poi il Natale è il 24, certo, il festeggiamento. E lì pure ci fu un'altra cosa particolare, che la mattina si diceva messa, lì c'era anche una piccola cappella negli studi, e si diceva messa e mentre si diceva messa venirci venne a chiamare, dice guardate durante la comunione entrate e fate suonate una pastorale, sì, e Lino e Piero con la Zampogna, Lino con la Ciaramella, mentre si prendevano la comunione lì venire altri tecnici della RAI e seguirono Tu scendi dalle stelle con la Zampogna, fu bello pure quel momento, no, una cosa che uno ricorda con un certo... Proviamo a ricordare un altro. Tante altre cose, più volte è venuto Osvaldo Bevilacqua con, sì, la famosa trasmissione. Ma io particolarmente legato al Molise, Bevilacqua. Sì, viene spesso, sì, è venuto. Queste trasmissioni, devo dirci anche questo, che praticamente poi grosso modo la centrale redazionale è sempre Roma o Napoli, per cui loro il Molise è facile da come approdo vicino, certo, quindi vengono spesso, però evidentemente trovano anche cose interessanti da far vedere, di cui parlare. Osvaldo Bevilacqua più volte a Filignano è venuto, a Scapoli, una volta venne a Rocca Mandolfi e si appassionò di là, c'è tutta una storia di brigantaggio, sì, c'è Berlingieri che a fine 800 ha scritto un volume sul brigantaggio di Rocca Mandolfi, recentemente so che hanno fatto pure una struttura museale dedicata al brigantaggio, sì, e ci chiese di eseguire un pezzo sul brigantaggio, noi lo facemmo, ma poi lo montò molto bene, chiamò, credo siano stati attori locali o comunque dilettanti, che rimisero in scena quelli che erano i contenuti della nostra canzone. Era un pezzo da cantastorie che parlava del brigante maligno, questo brigante di Rocca Mandolfi, tutta una bella storia, e loro, mentre noi facciamo l'esecuzione musicale del pezzo, sono riusciti a montare con dei personaggi le scene raccontate nella canzone, e poi il risultato finale, io quando l'ho visto, fu pure per me una sorpresa, sono rimasto colpito. Ecco, questo è un altro momento da ricordare, certamente.
Tu scrivi testi del tratturo, testi particolarmente che hanno avuto maggiore successo, ai quali magari sei più legato. Io ho scritto, credo, un'ottantina di canzoni. Il tratturo, molti brani del tratturo sono tradizionali, cioè sono tradizione popolare, diciamo quelle che comunemente si dice che di autore anonimo, il popolo, certo. Anche se poi all'inizio qualcuno che ha creato quel testo c'è anche c'era. Quella musica. Però alcuni brani li abbiamo composti noi, soprattutto con Piero che ha fatto le musiche, anche con Nicola Iorio, Enzo Di Luozzo, varie composizioni musicali. Io mi sono dedicato sempre ai testi. E credo che la canzone in assoluto mia, col testo mio, che abbia avuto più successo è stata Irinella in assoluto, che è un canto d'amore, ma poi anche altre, Vicolo, Ma tu non ci credi. Sono passato spesso dal dialetto all'italiano, ho scritto molto. Nell'87 il trattore ha inciso un long play, all'epoca c'erano i 33 giri. E lì sono, se ricordo, sono tutti testi miei lì, quindi già all'epoca scrivevo testi anche con una discreta vena poetica, ecco. Quando siete andati all'estero, come venivate accolti dagli italiani? I nostri magari corregionali. Ma non solo, da tutti. Abbiamo incontrato spessissimo degli italiani residenti all'estero, quindi emigranti o figli, nipoti di emigranti. È successo ad esempio negli Stati Uniti, a Pittsburgh, a Philadelphia, è successo in Argentina, a Mar del Plata, a Buenos Aires, un bel gruppo di carpinori, mi ricordo, a Buenos Aires. È successo in Belgio, siamo stati pure in Belgio, un festival bellissimo si faceva a Goik, non so se ancora è in vita quel festival. E anche qui va ricordata forse la prima volta, perché la prima volta, non puoi dimenticarlo, ti chiamo suonare all'estero, era il 1982 e andammo in Spagna a suonare un festival che si tiene ancora oggi, un festival che è diventato ora veramente famoso. All'epoca credo fosse la seconda edizione di quel festival, che poi è continuato, quindi è un bel po' di tempo. Vilanova e la Geltrù si chiama il paese, e lì fummo accolti praticamente quasi in modo trionfale, ma per il semplice fatto che capitammo lì 10 giorni dopo che l'Italia aveva vinto i mondiali di calcio in Spagna. E appena venivano un italiano, subito ti si avvicinavano, erano curiosi, ti guardavano con simpatia, menzionavano Pablito Rossi, Zoff, Bruno Coe, dicevano in continuazione i nomi dei giocatori, dei calciatori italiani, e diciamo che in quel periodo l'italiano in Spagna andava di moda. Quindi... Ma come ci sono questi contatti così all'estero con queste persone? E allora questa prima volta ci chiamò il CPS di Pescara per la Spagna. Io conoscevo, diciamo, un impresario musicale. Noi non abbiamo quasi mai avuto un impresario musicale, perché non è che abbiamo fatto attività musicale come mestiere o professione, ognuno di noi ha un suo lavoro, la qualità c'è, però poi ti leghi a un agente, devi seguire quello, certo, che ti dice. Se ti dice devi andare lì, devi andare. Invece noi volevamo la nostra libertà. Quella volta però questo agente di Pescara, che lavorava col CPS, che era un centro di programmazione spettacoli, ci disse: guarda, c'è l'opportunità di andare a un festival in Spagna. E noi ovviamente dicemmo di sì e siamo andati. E poi da lì un po' dappertutto, Canada. In Australia siete andati? In Australia no, lontanissimo non sono andato. L'altro. Francia, in Spagna una decina di volte, Austria 2 o 3 volte, pure a Vienna abbiamo suonato, un po' dappertutto, Bulgaria, Polonia 2 volte, Turchia, cioè, ho avuto modo di girare praticamente gratuitamente, mi pagavano, certo, il viaggio, vitti e alloggio, ho fatto anche molto turismo senza sborsare mai un centesimo, ecco, quindi questa è stata un'altra mia fortuna. Ma quale sarà il futuro del tratturo? Cioè, quando voi magari
gli anni si faranno sentire? C'è un ricambio generazionale? No, devo dire che all'inizio questo era, non dico un cruccio, però un po' mi dava da pensare, perché c'era il tratturo, ma poi intorno allo zero assoluto rispetto alla musica etnica molisana. Invece adesso ci sono tantissimi gruppi, c'è tantissima gente che suona strumenti popolari, organetta, zampogne, ciaramelle, tamburelli, ci sono tantissimi giovani musicisti, sono tutti bravi, bravissimi, per cui io credo che la musica etnica molisana avrà un futuro, c'ha già un ottimo presente, ecco, quindi ci sono diversi gruppi, c'è gente di qualità e viene apprezzata anche molto fuori. Questo è un vanto della nostra qualità musicale, che poi si poggia su strumenti antichissimi come la zampogna, insomma, la zampogna è qualche cosa. Quindi quando vai fuori porti anche la cultura del tuo territorio, questo è un bene. Io credo che in molti luoghi dell'Italia e dell'Europa conoscono il Molise per via della musica molisana, soprattutto delle zampogne, ripeto, probabilmente non sanno dove sta il Molise, forse, però sanno dove sta Scapoli, quindi questo è indicativo. Sono stato in Inghilterra, in un museo di cornamuse scozzesi e sapevano perfettamente Scapoli, quindi parlare di Molise forse era un nome che loro sfuggiva, ma Scapoli lo conoscevano, quindi questa tradizione è forte, si è fatta apprezzare ovunque nel mondo. Tu hai fatto anche altro, hai scritto molti libri. Ne ho scritti troppi forse, perché un periodo della mia vita producevo anche 5, 6, 7 libri l'anno, era diventato uno scrittore di maniera, quindi forse ci mettevo poca passione, avevo poco interesse per l'argomento del libro, mi veniva un libro, diciamo, su ordinazione, ecco, per capirci, lo facevo per quel poco di guadagno che poi c'era, su argomenti vari, sempre con ben documentato, la ricerca c'è stata, mi sono sempre preoccupato di una ottima bibliografia per i miei libri, di una documentazione scientifica, però i libri che poi ho scritto perché interessavano direttamente me hanno un altro sapore, un'altra anima, credo. Non a caso i libri che forse migliori in assoluto sono i libri di fiabe e i libri sulla zampogna, credo che siano quelli di massima qualità. Però poi ho prodotto ottime cose anche sulle feste popolari molisane, mi viene chiesto, ho scritto sul carnevale di Bagnolo del Tigno, sul carnevale di Castelnuovo dei libri, ho scritto sul volo dell'angelo di Vasto Girardi, sulla Madonna di Valisbona, Rocca Sicura. Ho scritto un numero. E nelle librerie di Sernia questi libri si trovano? Credo di sì, non so l'editore, l'editore Palladino di Campobasso è quello che ha prodotto a livello quantitativo maggior materiale del mio librario, però credo che abbia finito le scorte, non credo che abbia in magazzino ancora libri. Poi molti convegni mi chiamavano a parlare a alcuni convegni, facevo la mia relazione e alla fine chiedevano sempre di curare la pubblicazione degli atti del convegno, molti libri sono atti di convegno, a Pescolangiano nel castello 2 o 3 volte. E, diciamo che ho prodotto pure in questo campo nell'editoria moltissimo materiale. Ma molto è scritto sui Serni, per esempio questa, La Fiera delle Cipolle, un'antica tradizione di Sernina. Questi sono volumi che ho portato perché, proprio perché volevo in qualche modo rendere tangibile l'attenzione che le amministrazioni comunali di Sernia hanno sempre riservato alla mia persona. Sono libri che mi ha commissionato il comune, quindi hanno creduto in me anche sotto questo aspetto che esula da quello del semplice giornalista dell'ufficio stampa. Questi sono 5 volumi, questa è una ristampa, ho curato la ristampa anastatica di un volume su Santi Cosme e Damiano scritto da Cianlanti nel 600, che rimaneva solo una copia dell'edizione ottocentesca. Questa, ricordo, fu una pubblicazione che curai e che sollecitò l'ex vice sindaco Celestino Voria, perché di questa edizione ottocentesca
ce n'era tempo di Giustino Duva. No, questo è stato fatto poco mi sembra la amministrazione Boria, credo, non molto tempo fa. Boria stava in pericolo in politica in quel momento, quando era Giustino Duva presidente della regione, in quegli anni. Già prima, ma questo diciamo è l'ultimo periodo in cui Boria è stata al comune. Adesso l'età, forse l'anno sarà, chiedo, 2011? E da qualche parte, adesso non ricordo, però fece un'ottima operazione qui, perché ripeto, di questo volume era rimasto un'unica copia, oltretutto dell'edizione ottocentesca, sparita dappertutto, e lui disse lo dobbiamo ristampare. Poi invece anni prima ha pubblicato quello sulla fila delle cipolle, lì pure ho fatto una bella ricerca, mi sono andato a ritrovare i primi documenti, abbiamo scoperto Aisen, forse qualcuno l'aveva scoperto prima di me, ma sembra che nessuno poi lo sapesse, la prima menzione di questa fila è addirittura di una pergamena del 1254, c'è un famoso privilegium, il conte di Celano, che era anche il feudatario di Isernia, concesse agli Isernini dei privilegi straordinari, quindi fece una serie di articoli in questa pergamena. A un certo punto vengono menzionate le fiere e le feste più importanti di Isernia. Nel 1254 a Isernia c'erano due grandi fiere, quella del patrono San Nicandro, 17 di giugno, che durava addirittura 5 giorni, 2 giorni prima del 17 e 2 giorni dopo, dedicata a San Nicandro e a San Marciano, e poi la fiera di San Pietro e Paolo, che durava 3 giorni, 26, 27 e 28 di giugno. Vengono menzionati in questa pergamena perché fra i privilegi c'era quella di non pagare per gli Isernini l'occupazione solo pubblica durante la fiera. Sì. Questo è il culto dei santi Cosma e Damiano. Questo è un altro volume, questo è l'epoca in cui amministrava Brasiello e Maria Teresa d'Achille, e sulla festa di Isernia. Questo è un altro volume che ho fatto su input di Giulio Castillo, che era assessore al turismo anche, è un libro su Isernia, un po' anche molto fotografico, diciamo, se viene qualcuno a Isernia vuol conoscere la città, c'è da guardare, da leggere. Questo invece lo feci con Giovanni Sassi, che era all'epoca presidente del Consiglio Comunale. Giovanni Sassi, che aveva avuto, credo in gioventù, contatto con, diciamo, la musica di Baccaro, quindi le canzoni, come tutti all'epoca a scuola ci insegnavano le canzoni di Baccaro. E questo è un libro che ho fatto insieme a Fernando Cefalogli, che all'epoca era il direttore della biblioteca comunale, sul repertorio musicale di Baccaro. Molte cose Baccaro le ha scritte con Sabino D'Agundo, come forse saprete, perché molti testi erano di Sabino, altri ha fatto musica e testi lo stesso Baccaro, ed è un libro che ha avuto un certo riscontro perché intelligentemente allegammo al volume un CD musicale con delle canzoni di Baccaro, quindi Sernia Mea, eccetera, eccetera. E so che poi il CD è stato duplicato tante volte all'estero, l'hanno chiesto gli Isernini, e queste sono cose che ho fatto, diciamo, negli ultimi anni all'interno dell'ente, oltre il lavoro dell'ufficio. Che poi devo dire questo in più: fare il giornalista pubblico è un bel po' più complicato che non fare il semplice giornalista. In che senso, voglio dire, fare il giornalista in una redazione, tu vai, prepari l'articolo, lo rivedi, lo correggi, casomai ne parli col direttore, si trova lo spazio dove inserirlo, se è il cartaceo, altrimenti va online col giornale telematico. E quindi tutto quello che fa il giornalista in una redazione lo fa anche il giornalista all'interno dell'ufficio stampa di una pubblica amministrazione. In più però, se lavora all'interno di un ente come il Comune di Isernia, deve avere a che fare con tutto quello che è il lavoro, la parte
squisitamente amministrativa, quindi delibere di giunta, delibere di consiglio, devi sapere cosa sono le determine, i regolamenti, hai a che fare con tantissimo altro materiale, quindi devi fare un duplice lavoro, ecco, voglio dire. Un impegno doppio. Esatto, è abbastanza più complicato. Quindi occorre una certa specializzazione per fare il giornalista pubblico. Io pure all'inizio qualche difficoltà l'ho avuta, però poi una volta che vai a regime, tieni quel livello. Questo, diciamo, è anche importante che si sappia. Molti miei colleghi queste cose le ignorano, però anche chi lavora in un ufficio come il mio ha le sue difficoltà. Ecco. Ma da grande Mauro Gioielli che farà? Da grande farò l'anziano a questo punto, perché non vedo alternative. Non lo so, spero di continuare con questi miei interessi. Quando andrò in pensione forse avrò più tempo per dedicarmi allo scrivere, che già ho scritto tanto, forse troppo, ripeto. Però quando poi sei impegnato in un ufficio stampa, torni a casa la sera dopo che hai fatto 2, 3, anche 4 comunicati alcune volte al giorno, non ti va di rimetterti a riscrivere. Quindi se avrò più tempo potrò scrivere, ho pronti tantissimi libri, almeno una dozzina già, ma ci dovrei lavorare bene prima di pubblicarli, quindi credo di dedicarmi soprattutto alle pubblicazioni di volumi. E poi quando avrò tempo in modo e il fisico me lo consentirà, continuare anche a cantare fin tanto che sarà possibile, forse viaggiare di meno, perché comincio anche a sentire il peso dei viaggi, gli aerei, quindi, ma anche lavorare solo in Italia o nelle regioni vicine andrebbe benissimo. Finché lo posso fare, spero di poterlo fare. Ma questo amore per Isernia, per il nostro territorio, per il Molise in generale, come è nato? Ma io credo che ce l'abbiano tutti, Michele, perché cioè, Isernia è una città straordinaria, una storia invidiabile sotto tutti i punti di vista. Io non sono isernino di nascita, ma mi sento isernino ormai al 100%, sono venuto qua che avevo solo 5 anni, mia madre è di Isernia, ho passato tutta la mia vita in questa città, ho fatto tutte le scuole, le mie amicizie sono qui, e poi ho cominciato anche a studiare la storia un po' meno, perché non sono uno storico, però diciamo le tradizioni locali tutte. Tu quando ti trovi a contatto con le feste, i santi, il popolo, la devozione, il dialetto, i canti, i proverbi, sono cose che ti entrano nel sangue e ti rimangono, e sono cose che è difficile poi farne a meno, o se domani mi dovessi allontanare per qualche motivo sentirei sicuramente la nostalgia. Ma Isernia, ripeto, è una città straordinaria, bella, di grandissima storia, e qua ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo. Io mi sono sempre trovato. Sono nella tua vita alle quali ti senti di essere particolarmente grato? Ce ne sono tantissime. Io sono stato aiutato in vari modi, in qualche modo, seguito. Allora, giornalisticamente sono riconoscente a diverse persone, Pasquale Lombardi, che prima di me curava l'ufficio stampa del comune, ad Alberto Cufari, forse il primo che mi ha dato uno spazio continuato su un settimanale che era Extra all'epoca, Gigino Mangini, che era l'editore e il direttore poi di questo settimanale, ma anche colleghi di oggi. Ho lavorato con Enzo Di Catano più volte, ho curato per circa 5 anni la pagina culturale sul quotidiano del Molise, a suo tempo mi diede molto spazio pure Antonio Sorbo sul Nuovo Molise, un po' con tutti, oggi con Pasquale Bartolomeo, Nicola De Santis, Valentina Ciarlan, sono tutti colleghi che conosco benissimo, che mi lega anche, diciamo, un affetto, un'amicizia. In qualche modo credo di contribuire anch'io un po', ecco, questi mi hanno sempre in qualche modo dato spazio e sostenuto, in qualche modo è una cosa ricambiata, perché poi il mio ufficio che fa? Il mio ufficio, io ho calcolato che sono quasi 10.000 i comunicati stampa che ho diramato da quando sono
a capo di quella struttura. E quindi io do le informazioni utili a loro per lavorare, poi me le ritrovo quando c'erano più i cartacei sulle pagine della redazione di Sena, pagine isernine, le notizie che avevo diramato il giorno prima, comunicati stampa, e pure oggi i servizi televisivi, sono circa 800 le conferenze stampa che ho organizzato, loro vengono con le telecamere, quindi diciamo io do anche un minimo di collaborazione, di apporto a quello che è poi il loro lavoro. Di qualità e molto professionale che fanno nella redazione dei giornali e delle TV. In qualche modo ricambio, ecco. Noi siamo in chiusura. Ecco, se vuoi, rivolgendoti ai molisani, è un invito a credere, perché credere in questa regione? Molti giovani sono andati via, altri lo vogliono fare, però bisognerebbe crederci. Io dico che inutile nasconderci, problemi ci sono, ma problemi per i giovani, diciamo il lavoro, l'occupazione, le possibilità di vita, forse altrove ce ne sono di più, ma neanche sono tanto sicuro di questo perché i problemi ci sono dappertutto. Poi, questo periodo di pandemia è stato a livello internazionale, quindi ha acuito ancora questa. Però io credo che bisogna crederci. Il Molise ha delle potenzialità, ripetiamo da anni sempre questa cosa, e andrebbero sfruttate meglio, ma questa è una cosa che deve fare il politico, voglio dire, chi poi gestisce e decide. Nel mio piccolo io ho sempre agito spesso da solo perché mi sono lanciato in avventure a volte pericolose, quindi mi hanno lasciato un po' da solo, però alla fine degli obiettivi l'ho raggiunto, ma l'operatore culturale in genere può fare, ma occorre il sostegno della politica che vada oltre poi l'interesse personale. L'interesse deve essere sempre per la comunità, sempre per la collettività e forse alcune volte questo è mancato. Ma ripeto, non è un problema solo molisano. Io ho girato tantissimo anche l'Italia, lo riscontro un po' dappertutto, per cui bisogna tenere duro e speriamo che con l'epoca post-pandemica si rilanci anche il Molise. Ce lo auguriamo, io ti ringrazio. Grazie a te, Michele, grazie. Restiamo di Isernia, andiamo qui all'Acqua Solfuria, presso l'Istituto di Riabilitazione Europeo Geamedica, dove incontriamo un medico, Sergio Rago, che ha vissuto un momento non bello della sua vita, essendo stato colpito dalla pandemia, dal coronavirus, ha avuto un periodo molto difficile, ha parlato di 100 giorni che sono stati veramente brutti, pesanti per lui, e in questa struttura c'è stata un'assistenza a suo dire molto molto puntigliosa e competente, per cui diciamo ha vinto, è uscito dal tunnel. Noi abbiamo ascoltato lui e abbiamo ascoltato anche tutte le persone che sono state vicino a lui e agli altri pazienti che dopo il Covid hanno bisogno di un periodo di riabilitazione. E abbiamo ascoltato anche il responsabile di questa struttura, Enzo Di Lozza, che ci ha parlato di quello che sta succedendo e di come loro sono organizzati per la riabilitazione, non solo e non tanto per quelli del Covid, ma anche per le altre patologie. Vediamo il servizio. Sergio Rago, medico con un incarico non indifferente nella sanità pubblica in regione, avendo la responsabilità della rete territoriale della non autosufficienza e della segreteria organizzativa integrata delle cure domiciliari e dei piani di assistenza, ha incontrato il coronavirus e sulla sua pelle ha verificato gli effetti nefasti di questo male che da qualche anno flagella l'umanità. Ha voluto testimoniare la sua gratitudine verso quanti, e non sono stati pochi, tra Campobasso, Ospedale Cardarelli ed Isernia, Istituto Europeo di Riabilitazione Geomedica, gli hanno consentito di vincere la malattia, anche se i segni del suo passaggio ci sono ancora.
e proprio alla Gia Medica, una conferenza stampa con la presenza della squadra sanitaria che lo ha aiutato ad uscire dal tunnel. Questa pandemia che ha colpito un pochino tutti quanti in Molise in maniera abbastanza pesante, voi avete dovuto fronteggiare, come è stato il bilancio ad oggi? Ma diciamo che è ancora dura. Noi siamo partiti con questo, lo chiamerei progetto, proprio nell'affrontare il coronavirus, così possiamo dire, e abbiamo deciso di adottare, diciamo, delle tecniche sia riabilitative in associazione a quella che è l'ozonoterapia, di cui abbiamo già ampiamente parlato, che ci ha permesso di poter accogliere praticamente la totalità di quelli che sono i pazienti colpiti da questa patologia e di poterli riabilitare su tutti i fronti. Sono stati molti pazienti che hanno avuto bisogno del vostro supporto? Diciamo che se pensiamo che statisticamente una buona fetta dei pazienti che sono guariti dal Covid a lunga distanza presenta una serie di sintomi, diciamo una disabilità, possiamo dire che abbiamo avuto insomma una grossa percentuale di ricoveri. Alcuni più gravi, altri un po' meno. Insomma. Ma per il dopo possono essere sufficientemente sereni i pazienti o c'è ancora da preoccuparsi? Ma io penso che possiamo stare sicuramente più sereni, ma c'è ancora da preoccuparsi. Non è sicuramente finita qua, bisogna non abbassare la guardia per quanto riguarda il pericolo dall'infezione. Nel caso in cui poi ci si imbatta nell'infezione, bisogna cercare di più possibile di recuperare. Noi in questo senso diamo una bella opportunità a chi dovesse averne bisogno. Si metta per un attimo nei panni del paziente, in questo periodo così brutto molti avevano il terrore di essere mandati a campo basso, alla terapia intensiva e in più in generale avevano il terrore di andare in ospedale. Sì, questa diciamo che è un pensiero che ha toccato anche me personalmente e penso anche la nostra categoria, per cui la paura è stata e rimane ancora tanta. Penso che ad oggi sicuramente possiamo stare un po' più tranquilli per quanto riguarda la fase proprio di malattia che poi potrebbe portare insomma l'eventuale ricovero in terapia intensiva, però c'è comunque da non abbassare la guardia e da stare molto attenti. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, cosa è andato bene, è stato fatto insomma bene nella nostra regione? Ma io penso che non ci siano degli elementi, come tutte le cose che arrivano all'improvviso trovano tutti impreparati, quindi se all'inizio c'è stata una direi grossa difficoltà nel poter organizzare quello che è l'aspetto di affrontare questa nuova problematica, piano piano si è aggiustato il tiro e oggi siamo qui a parlare sia di interventi mirati in fase acuta che come noi in fase post acuta. Per il futuro possiamo essere ottimisti? Ma come dicevo precedentemente, io penso di sì, possiamo essere sicuramente ottimisti, ma ci tengo a ripetere insomma di non abbassare la guardia, di stare attenti, di rispettare quelle che sono le regole e comunque sia di nel caso in cui ci si imbatte in questa malattia di affrontarla in maniera molto seria, insomma facendo tutto quello che è necessario fare. C'è un episodio che lei ricorda con piacere in questa fase, così per una persona che è guarita? Ma devo dire che forse il primo paziente che è stato ricoverato da noi è quello che ricordo di più perché ci ha dato la prima soddisfazione e tra l'altro era un paziente che ricorda anche molto il dottor Rago di cui oggi diciamo parliamo e quindi sì, lui è stato il paziente che ricordo entrato completamente quasi in stato comatoso e uscito con le proprie gambe. A Rago che possiamo dire?
Ma innanzitutto il collega è entrato anche lui in una fase veramente di disabilità globale e oggi vederlo in piedi, insomma, parlare quasi completamente autonomo ci fa un gran piacere. E che possiamo dirgli? Innanzitutto lui è stato molto collaborante, ha avuto tanta forza e questo secondo me ci ha dato una grossa mano. E adesso ovviamente a domicilio è anche importante mantenere i risultati che ha ottenuto e cercare di migliorarsi sempre di più. Lei il coronavirus personalmente non l'ha visto? No, io personalmente non, ringraziando il cielo, non ho avuto modo di doverlo affrontare. Siamo fuori, è una bella giornata, anche da un punto di vista sanitario sta arrivando una primavera? E speriamo di sì, guardi, con ormai l'apertura, insomma, tutte le riaperture, speriamo che finalmente riusciremo, e con tutte le vaccinazioni che stanno arrivando al termine, speriamo che riusciremo a uscire da questo disastro, da questa pandemia che è stata veramente devastante. Com'è stato questo periodo per voi? Sicuramente è un periodo estremamente importante e provato. In questa fase noi ci stiamo occupando della riabilitazione del paziente post-Covid, perché ormai è stato comunque conclamato dal Ministero della Salute che c'è una sindrome post-Covid, cioè il paziente dopo la fase acuta della malattia, dopo che si è negativizzato, non è comunque guarito, quindi si porta dietro degli strascichi, un'astenia importante, da delle problematiche cardiache, renali, e quindi ha bisogno di essere riabilitato, per non parlare poi del supporto psicologico, perché è un paziente fortemente provato anche dal punto di vista emozionale. Quindi diciamo che in questa fase noi stiamo facendo un lavoro, io direi anche estremamente gratificante, perché come potrà documentare anche la storia del dottor Rago, che ha avuto una storia veramente importante, lui è arrivato qui in condizioni praticamente debilitanti. Veniva da un ricovero in terapia intensiva di circa un mese, il paziente era completamente allettato, cioè incapace di compiere dei movimenti a letto, aveva un accenno di movimenti soltanto agli arti superiori, per cui la riabilitazione, l'approccio riabilitativo, nella fase iniziale siamo partiti proprio col primo step, con una chinesi passiva attiva assistita segmentale, per arrivare ai variazioni, trasferimenti posturali e addestramento alla stazione retta e alla deambulazione. A tutt'oggi era un paziente tracheostomizzato in ventilazione, in ossigenoterapia ad alti flussi. E partire da questo step riabilitativo ed arrivare ad oggi, in cui il paziente fa un ricondizionamento muscolare su tapirulan, su ciclette, in cui ha raggiunto tutte le autonomie, insomma, della vita quotidiana, magari sicuramente il suo traguardo non sarà qui, dovrà continuare, insomma, a fare delle cose, è un grandissimo traguardo, quindi anche una documentazione importante, diciamo un messaggio importante che lascia a tutti i pazienti che hanno subito magari una storia come la sua. E quindi c'è ancora la speranza e la necessità di, insomma, di farsi aiutare, insomma, è importante che ci siano delle strutture come le nostre. Vedete che avete fatto una task force per la riabilitazione, c'è anche il logopedista. Sì, la logopedia in questi casi post-Covid ovviamente va a lavorare soprattutto sulle difficoltà di deglutizione e infatti in questo caso ci siamo trovati un po' spiazzati perché la problematica era proprio una paralisi della lingua, quindi era quello che impediva e limitava sia l'articolazione del linguaggio, che quindi inizialmente non era chiaro, non era sempre comprensibile e non permetteva ovviamente un'alimentazione per via orale, quindi il paziente si alimentava attraverso il sondino nasogastrico.
Quindi ovviamente in equipe è stato fatto un progetto ad hoc, condiviso ovviamente anche con il paziente, che aveva come primo obiettivo sicuramente la decannulazione, quindi della la cannula tracheostomica, e poi il ripristino di una deglutizione quanto più funzionale possibile. Quindi sono stati fatti esercizi come le facilitazioni neuromuscolari, esercizi contro resistenza proprio sulla lingua, il che ha permesso pian piano il ripristino dell'alimentazione per via orale, inizialmente con consistenze che erano semisolide, quindi i cosiddetti frullati, e poi pian piano ci ha permesso ritornare una vera e propria alimentazione con cibi solidi e liquidi. Questo semicalvario quanto tempo dura? Allora, in questo caso è durato, varia da paziente a paziente, anche dalle patologie. In questo caso già dopo i primi 10 giorni abbiamo ripristinato un'alimentazione per via orale, però una deglutizione diciamo fisiologica l'abbiamo ottenuta dopo 1 mese di riabilitazione. Da un punto di vista professionale, per lei cosa rappresenta questa esperienza? Allora, questa esperienza per me è stata inizialmente una vera e propria sfida, perché purtroppo sui pazienti post-Covid, sulle conseguenze, si ha ben poco, non si hanno molte conoscenze. E quindi inizialmente è stata una sfida, adesso è stata una vera e propria soddisfazione, perché a volte non ci si pensa, ma la deglutizione dal punto di vista sociale è davvero fondamentale. Così come il linguaggio, la comunicazione. Ma questo Covid l'abbiamo sconfitto o stiamo per sconvincerlo? Allora, dal punto di vista riabilitativo le tecniche ci sono tante, e spero che con questi vaccini insomma sconfiggiamo la vera e propria malattia. Dal punto di vista riabilitativo, ripeto, le tecniche sono tante, ma ciò che conta di più è la motivazione del paziente e soprattutto l'aspetto emotivo. Isernia si difende anche contro il Covid? No, parlo anche da consigliere comunale. Isernia, a prescindere, si difende comunque. Quindi Isernia rimane sempre un capoluogo di provincia importante. Certo, speriamo nel meglio, e qui politicamente mi fermo. Per quanto invece riguarda la struttura, dal punto di vista medico e per quanto riguarda il nostro servizio alla comunità, noi siamo pronti ovviamente a darlo, così come lo diamo costantemente. Diciamo sempre che siamo quelli che in qualche modo svuotano gli ospedali pubblici. Noi siamo ovviamente per il pubblico a prescindere, siamo di supporto al pubblico. Noi senza pubblico non potremo vivere. Tra le altre cose, noi siamo quelli che, mi permetto di dirlo, siamo l'unica struttura privata che ha un pneumologo assunto, e che pneumologo che abbiamo, e è una donna, quindi con un carattere fortissimo, impressionante, e oltre che ovviamente la sua grandissima competenza, che trasmette insieme anche agli altri medici, in particolare al fisiatra che si occupa del progetto riabilitativo e più in generale la trasmissione a tutto quanto il reparto, sia di riabilitazione appunto che al reparto di infermieristica. E questi ragazzi, devo dire, che stanno crescendo giorno per giorno grazie ai nostri ospiti, ai nostri pazienti, ma soprattutto anche alle direttive che i nostri medici e consulenti quotidianamente danno loro. E questo è un fatto importantissimo. Il dottor Raga ha detto che è successo un mezzo miracolo qui in questa struttura, grazie al supporto che ha avuto sia a livello medico sia a livello di fisioterapisti, insomma di persone che l'hanno seguito in questo iter. Il dottor Rago, come tutte le persone giovani e meno giovani che sono venute da noi, hanno subito tutti quanti lo stesso trattamento. Dottor Rago, ovviamente, data la sua complessità, e così come ci era stato descritto, ha avuto una marcia in più, che è stata la sua forza, cioè quella di migliorarsi giorno per giorno. È stata quella che quando, come anche lui ha detto nella conferenza stampa,
ha avuto e ha visto in noi quell'ancora di salvezza, perché poi non dimentichiamoci che stare 100 giorni o 20 giorni o 30 giorni o 40 giorni, stare senza vedere un familiare, il familiare diventa la persona che gli è più prossimo in quel momento, quindi potrei essere io, potrebbe essere il terapista, potrebbe essere chiunque, l'infermiere, l'OS. E devo dire che questa è la cosa bella che noi cerchiamo di far fare ai nostri collaboratori quotidianamente. Diciamo che molte volte ci riusciamo, qualche volta un pochino meno. Quanti pazienti Covid sono passati per la GEA medica? In questo momento, vado a memoria, credo una decina, ma il problema del Covid non è l'unico problema di oggi. Il Covid è una malattia che speriamo, con la distanza come stiamo facendo io e lei, ci diamo del tu, però come stiamo facendo io e lei, e con le mascherine e con l'uso dei guanti e quindi con tutti i dispositivi, ovviamente è molto calato il fenomeno, ma non deve calare in noi la voglia di proseguire in questa direzione, perché altrimenti avremo perso tutti. Ma le porte di questa casa, oltre che per i malati di Covid, per chi sono aperte? Sono aperte per... siamo l'unica struttura monotematica riabilitativa del Molise. Questo mi pare ovvio, lo dicono le carte e con grande orgoglio dico questo. E noi siamo codice 56, quindi ci occupiamo di riabilitazione pneumologica, cardiologica, neuromotoria ed ortopedica. Poi siamo anche l'unica struttura di R1 per quanto riguarda appunto le residenze sanitarie assistenziali. E quindi diciamo abbiamo due eccellenze importanti e abbiamo anche un ruolo, credo, importante nel Molise, perché tutte le rianimazioni della regione, insomma, ci onorano dei loro pazienti, e quindi crediamo che, grazie ovviamente ancora una volta al nostro personale tutto, riusciamo a svezzare nuovamente, perché quando è una tracheo, quando hai qualcosa che è diverso da quello che normalmente, come tutti noi, abbiamo la fortuna di non avere, ma loro purtroppo hanno avuto la sfortuna di essere colpiti sia dal Covid, ma anche ovviamente da altre problematiche che arrivano e giungono alla necessaria tracheotomia, ovviamente il nostro compito è quello di togliere queste aggiunte che ci sono state, e insomma diciamo che nella maggior parte dei casi riusciamo sicuramente a farlo. Posti letto? Noi abbiamo 123 posti letto. Dottore, intanto complimenti per la sua guarigione. Lei ha detto che è stato brutto sia il periodo, insomma, in cui non è stato bene, e anche il dopo non è felice. No. No, non è felice, perché, ripeto, in che senso? Io ora mi ritengo di essere guarito, di averci fatto la malattia e aver recuperato sicuramente le funzioni di base che mi consentono di muovermi, ecco, di essere per sempre qui e poter parlare, cosa che non mi era stata consentita, non mi era consentita all'indomani del 1° aprile, quando io sono arrivato in questa struttura dove io stesso mi paragonavo ad un burattino siciliano, cioè a un burattino retto da figli, dove se i figli venivano lasciati si accappucciava per terra. E non le nascondo che nei primi giorni che stavo qui, anche se ero felice finalmente di essere lontano dalla terapia infettiva e superato allora la criticità che mi avrebbe, io ero convinto quando sono andato in terapia intensiva di morire, perché avevo già visto quello che era successo ad altre persone, ed è per questa ragione che io devo a dopo fuoco
e alla sua equipe di avermi strappato a un destino infausto, ma soprattutto ora qui anche alla Regione America e proprio di consiglio alla dottoressa Castagnaccio, allora, che mi hanno seguito clinicamente e applicando moderne tecniche di terapia, quale la ermato o zonoterapia, mi hanno, diciamo, abbreviato i tempi di recupero. Ma lo devo, ma un grazie enorme, lo devo a tutti gli operatori della struttura, anche agli infermieri, agli operatori sociosanitari e ai terapisti, ovviamente, che dal primo giorno mi hanno preso quasi per mano e con la professionalità e umanità che si deve a persone che come me si trovavano e si trovano ancora oggi in una condizione di fragilità, hanno bisogno, e quindi giorno dopo giorno mi hanno aiutato, stimolandomi, dandomi anche fiducia a superare quei momenti così brutti. Io sono venuto qui che avevo la trachea, forse si vede ancora il buchettino, si immaginava, avevo il sondino nasolastico, ero collegato all'ossigeno. Ebbene, questo riso, quella fiducia che mi hanno inculcato tutti all'inizio, nonostante mi vedessero in quelle condizioni, mi ha dato forza, quella forza che mi ha portato finalmente a essere quello che sono. Quanto è durato il suo calvario? Il mio calvario è durato 100 giorni, esattamente 100 giorni. Dopodomani farò 100 giorni di calvario, che lo definisco effettivamente un calvario. È un'odissea è stata questa mia malattia, ma proprio perché è stata un'odissea. Io spero che sia di esempio a quanti credono che ancora oggi la pandemia non esiste. La pandemia esiste, esiste ed è attiva. Dobbiamo costantemente proteggerci, dobbiamo eseguire quelle norme elementari di distanziamento che non, quando meno, ci danno la speranza di non contrarre la malattia. Io stesso, che queste norme e queste le ho divulgate a tutte le strutture periferiche dove appunto ci sono i nostri nonnini, nelle case di riposo, nelle RSA, eppure avendo io stesso seguito pedissequamente tutte le norme di prevenzione, mi sono infettato. In che maniera? Non lo so. È il dubbio che mi rimarrà fino alla fine. Però se io devo dire oggi, forse quella è stata l'occasione. No, non lo so. Ma in regione ci siamo difesi bene. Oggi ci sono strutture valide come questa per il dopo? Ma io, allora, che io sappia, al momento la autoemozionoterapia viene praticata solo qui, presso la GEA Medica. E in qualità ora di medico posso dire che subito dopo le sedute che ho fatto 8 sedute di autoemozionoterapia, una ogni settimana quasi in pratica, allora ricevevo effettivamente quella carica in più che mi consentiva e che, di affrontare con maggiore dinamicità allora le terapie che venivano, andavo a fare successivamente in palestra, e soprattutto anche la lingua, perché uno delle grosse menomazioni che io ho avuto sin dall'inizio è stata una paralisi della lingua che non mi permetteva di parlare, non mi permetteva di deglutire, io perdevo la saliva dai lati della bocca, e tenere presente quindi che non poter parlare, non poter deglutire, quindi mangiare, era un handicap di
nella ripresa delle relazioni sociali di notevole effetto. Ed è per questo motivo che devo dire grazie alla logopedista e grazie ai fisioterapisti di avermi riportato in questa condizione. Non è la condizione ottimale, ma è una condizione che mi permetterà quantomeno di tornare a casa e continuare l'ambiente mio familiare, le terapie che dovrò continuare sicuramente per tanto tempo ancora. Ma per tutti i malati di Covid c'è questo periodo di riabilitazione dopo, colpisce solo alcuni, una parte? Allora, la riabilitazione, ma che io sappia, tutti quelli fortunati come me, o meglio, miracolati, chiedo scusa ma non riesco ancora ad articolare perfettamente la parola, miracolati come me, hanno avuto periodi di riabilitazione molto lunghi, perché, ripeto, il Covid lascia delle ferite forti e profonde, anche se non si vede. Ora può vedere in me il notevole dimagramento, ma le ferite dal punto di vista psicofisico le conosco io. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, che succederà nei prossimi mesi? Andrà in vacanza, si muoverà? Ma nei prossimi mesi no, in vacanza non lo so, certamente il mio obiettivo sarà recuperare il più possibile, allora la mia salute, recuperare il più possibile le funzioni e la dinamicità che avevo prima, dopo Dio provvede. Andiamo adesso a Castel dei Giudici, questo piccolo comune al confine con l'Abruzzo. Quando saliamo su ci sono sempre delle novità piacevoli. Il riconoscimento che tutti danno a questo paese è ampiamente meritato e non a caso il sindaco Rino Gentile viene considerato da tutti uno dei più valenti amministratori della nostra regione. Castel del Giudice non finisce mai di stupire. Le arnie narranti iniziano ad arricchire gli angoli caratteristici del comune. Ospitano al loro interno i libri che i volontari, le associazioni e chiunque può donare o prendere. Eravamo presenti alla posa dei primi testi. L'importanza è un'importanza culturale, se vogliamo, pure di riscoperta di quello del patrimonio che abbiamo intorno, della bellezza, delle bellezze che abbiamo intorno. Diamo sempre poca importanza a quello che abbiamo. Una su queste, per esempio, è il silenzio, la luce. Queste arnie sono soltanto un piccolo, ecco, sono un piccolo segno, no? Un filo rosso che poi porta all'interno di luoghi poco esplorati, inusitati se vogliamo, no? Perché il pretesto? Perché quando si arriva in un luogo, soprattutto ci si arriva in degli orari lontani dagli umani, cioè dopo cena, prima di cena, in orari che stanno al centro delle giornate, che magari uno sta sulla poltrona, io invito le persone ad andare per i vicoli dove non passa più nessuno e sentire il silenzio, ma l'intensità del silenzio che c'è. È quasi un silenzio materico, un silenzio che ti riporta a casa. È un silenzio fraterno. Queste cassette sono messe lì apposta perché la letteratura, la poesia, la cultura in generale hanno la stessa intensità di silenzio col silenzio che abbiamo interno e col silenzio che hanno lasciato i nostri compaesani partiti dopo il grande movimento migratorio, dopo l'emigrazione. Questi libri li potranno portare persone che vogliono donarli? Questi libri può donarli chiunque, è una donazione che si fa alla cultura, che si fa alla cultura locale, che si fa alla cultura globale, quindi può portarli chiunque e ognuno si deve sentire padrone di queste cassette, padrone della vita del paese, insomma. In quanti altri posti qui in comune verranno messe queste cassette? Abbiamo pensato innanzitutto di metterle in piazza come in maniera simbolica, da apripista, ecco, facciamo così. E poi verranno messi nei luoghi più panoramici, quelli che meglio si prestano, no? Penso a dei posti
belli dal punto di vista scenografico, penso, ecco, all'interno dei vicoli. Questo è ai vicoli storici, possiamo. Lei si è definito contadino, però mi hanno detto che è un laureato, sta vicino alla laurea. Ma la scienza della terra non si approfondisce appieno nemmeno con una laurea, quindi sempre contadino è la definizione più esaustiva. Come apiario di comunità di Castel del Giudice siamo felicissimi di aver accolto quest'idea che ci ha presentato Carmine con il comune di Castel del Giudice, e perché l'apiario di Castel del Giudice è nato quasi 2 anni fa, siamo circa 30 apicoltori e in aggiunta abbiamo i nuovi corsisti quest'anno che sono quasi una ventina, e quindi siamo immensamente felici di questa idea, perché con le arnie nei posti diversi del paese dove uno si può fermare, riflettere, leggere, è un'idea che ci è piaciuta tanto. E niente, siamo 2 apicoltrici, anche questo è un lavoro da donne, anche da donne, molto legate, e niente, che altro possiamo aggiungere, Inga? No, niente, semplicemente questo ci ha insegnato veramente tantissime cose. Entrare nel mondo delle api per noi è stata un'esperienza bellissima, a osservarli come loro sono unite, quindi come donne impariamo qualcosa dalle api. E siamo felicissimi di fare parte di questo progetto e sono orgogliosissima di essere entrata nella comunità di Castel del Giudice. Per me è un grande onore. Grazie tante, grazie per i loro progetti, grazie che ci mettono tanto impegno per far crescere questi piccoli paesi e questo piccolo borgo. Quindi speriamo tantissimo che riusciamo a trasmettere anche ai nostri bambini l'amore che abbiamo noi per questo territorio. Grazie. Una cosa da aggiungere è che queste arnie, le prossime, saranno anche dipinte dai bambini di Castel del Giudice, e quindi sarà un colore, un tono in più, ancora più vivace, una nota in più bella. Questi sono testi che sono vissuti con noi perché erano in buona parte dei nostri figli, che oggi sono quarantenni, diciamo. E praticamente mi faccio al discorso delle api abbinato, cioè come le api diffondono biodiversità. Allora, anche con questi libri noi vorremmo, donandoli, diffondere una biodiversità di cultura, di lettura, non per forza una lettura colta, anche una cultura leggera. Infatti io inizio dalle fiabe, quindi, perché anche fiabe notissime, però ci sono anche libri di divulgazione scientifica. Abbiamo fatto una cernita molto veloce perché avremo da donarne molti altri, e io spero che questo sia seminare proprio cultura, diciamo, intelligenza, rapporti umani, sociali, amplificati, incontri, perché noi siamo venuti apposta da Chieti. Sindaco, nei nostri programmi settimanali di informazione e di approfondimento si parla in questi periodi della situazione generale, sia quella in campo nazionale, ma sia quella, diciamo, della nostra regione, con tanti momenti di crisi, tante aspettative. In molti comuni ci si prepara alle votazioni di ottobre e sono delle annotazioni ricorrenti. Quasi tutti ci dicono, dice, noi abbiamo un esempio da copiare, noi abbiamo un esempio di un piccolo paese dove si riescono a fare tante cose buone. E questo, da una parte, insomma, è un onore per lei, però è anche una responsabilità. Beh sì, ma non siamo gli unici, sono tanti piccoli comuni che non si attardano a piangersi addosso, che credono che paradossalmente mai come adesso questo momento da sfruttare, perché la pandemia ci ha insegnato tante cose. La prima è il valore della prossimità, e noi ce l'abbiamo per definizione perché siamo molto più prossimi delle aree urbane, e ci ha insegnato anche il valore dello spazio, e noi abbiamo tanto di spazio, però questo bisogna riempirlo di progetti, di programmi, di consapevolezza, e credo che mai adesso abbiamo da giocare una grande carta, perché se è vero come è vero che si sta ricercando, almeno a livello teorico, di ridisegnare il modello economico, perché il modello economico che ha caratterizzato la vita sociale, economica e politica degli ultimi anni ha mostrato le proprie debolezze, la crisi pandemica è frutto di quei limiti. Si parla di nuova economia, e per la nuova economia
la fa chi è stato ai margini del vecchio sistema, e noi abbiamo tante risorse non utilizzate, tante potenzialità inespresse che possono essere messe al servizio di un nuovo modo di fare economia, di un nuovo modo di concepire le cose. Questa nuova responsabilità che le è capitata tra capo e collo della responsabilità nazionale delle aree interne, che cosa porta, cosa prevede? Ma io adesso ho il privilegio di confrontarmi quasi tutto il giorno con gli amministratori di tutta Italia sui temi, eccetera. C'è molta consapevolezza, c'è molta voglia di fare, bisogna capire bene come fare le cose, bisogna prepararsi, bisogna creare anche una governance, e questo anche la nostra regione, perché gli strumenti sono tanti ma non sono facili, non sono scontati, non sono immediati, bisogna costruire progetti, però prima dei progetti bisogna avere un'idea, bisogna avere una visione, tante volte l'abbiamo detto, a me piace sempre ripeterlo, Seneca che diceva che non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, ecco, noi dobbiamo stabilire la rotta e gli strumenti attraverso i quali condurci alla rotta finale, ecco, questa è la cosa fondamentale, però dobbiamo, non soltanto il recovery, ma c'è anche il nuovo quadro economico europeo del prossimi 7 anni, che ci sono tante risorse. E poi una cosa importante è che gli obiettivi, le potenzialità delle aree interne si incrociano molto con gli obiettivi di questi strumenti finanziari e quindi non c'è tempo da perdere. D'estate la birra è particolarmente gradita e da Castel del Giudice l'azienda Melise, oltre a produrre mele, produce anche un'ottima birra. Siamo nel birrificio Maltolento di Castel del Giudice. Emanuele Scocchera ci fa vedere come si arriva a produrre la birra. Da dove partiamo? Salve, grazie innanzitutto. Partiamo da qui, questo qui è l'impianto che abbiamo qui nel birrificio di Castel del Giudice Maltolento. Le fasi della produzione sono diverse. Partiamo da qui, da questo tino principale che è il bollitore, cioè qui avviene la bollitura dell'acqua. Una volta arrivata l'ebollizione si mette il malto d'orzo che viene macinato precedentemente, quindi il giorno prima della cottura di birra. Vengono ovviamente settate le ricette della birra, perché ogni birra è a sé e ogni birra ha una propria ricetta. Quindi una volta mescolato questo malto d'orzo all'interno del bollitore, avviene una fase successiva che si sviluppa in questo tino sempre adiacente al bollitore. In questo tino avviene il filtraggio. Il filtraggio avviene un po' per caduta, quindi sfruttando la gravità. Da qui, sempre a discrezione del mastro birraio e quindi come si vuole la birra, se si vuole più limpida, se si vuole un po' più corposa, da qui si vede appunto la limpidità della birra e quindi ci sono una serie di operazioni che avvengono l'una dopo l'altra, si decide per quanto tempo questa birra deve essere filtrata. Arrivate al punto giusto, al punto che si vuole la birra, da questo tino in cui avviene il filtraggio si riporta nuovamente nel bollitore, sempre in base alla tipologia di birra e quindi alla ricetta, vengono immessi i luppoli, che possono essere più luppoli, un singolo luppolo, sempre quella che comanda è la ricetta. Una volta messi i luppoli all'interno del bollitore per un tempo prestabilito, da qui avviene, diciamo, la fase più delicata di quando c'è una cotta di birra, cioè il passaggio del mosto all'interno dei fermentatori. I fermentatori sono questi qui. Il mosto è il prodotto che esce da qua? Sì, il mosto è il prodotto, diciamo, preliminare a quella che poi sarà la birra. Quindi il mosto è composto da acqua, malto d'orzo e luppoli. Quindi si fa questo passaggio da circa 90-100 gradi, si fa questo passaggio del mosto all'interno dei fermentatori. All'interno dei fermentatori avviene una prima fermentazione, quindi con aggiunta di lievito, avviene una prima fermentazione. Nel nostro caso noi adottiamo una doppia fermentazione, quindi facciamo una preliminare all'interno del fermentatore, che può essere diciamo circa 30 giorni, anche qui quella che comanda è sempre la ricetta che noi vogliamo e la tipologia e lo stile di birra che noi vogliamo. Dopo questi 30 giorni più o meno passiamo dal fermentatore, quindi il nostro mosto che sta diventando birra, la passiamo all'interno del miscelatore, che è questo qui.
All'interno del miscelatore noi inseriamo lo zucchero, che noi utilizziamo glucosio liquido, e nella stessa giornata passiamo dal miscelatore, passiamo il nostro mosto, che appunto sta per diventare birra, all'interno delle bottiglie. Quindi qui c'è una serie di macchinari messi a sistema, messi in parallelo, secondo i quali si etichetta la bottiglia, si riempie la bottiglia e si tappa la bottiglia. Da qui in poi avviene il processo di seconda rifermentazione, anche in questo caso più o meno circa 2 settimane, dopo le quali la birra deve essere messa a una temperatura di 3-4 gradi e quindi stazionare lì per una decina di giorni. E facendo un po' un conto sommario, dal giorno della cotta a poter stappare la prima bottiglia passano all'incirca 2 mesi. Quindi durante il periodo di fermentazione il ciclo produttivo resta fermo? Durante il periodo di fermentazione il ciclo produttivo resta fermo se i fermentatori sono già fermi. Quindi questo cosa significa? Significa che chi comanda sono i fermentatori. Il macchinario principale può cuocere birra tutti i giorni. Però ovviamente quelli che comandano sono i fermentatori, quindi una volta riempiti i fermentatori non abbiamo più posto dove metterlo, quindi diciamo che è un sistema implementabile. Un ciclo così quanti litri produce di birra? Un ciclo così produce all'incirca 1000, 1100, 1200 litri, sì. E il nostro macchinario è progettato per fare una cotta di circa 500-600 litri, quindi solitamente quando si fa la giornata di cotta, così viene definita, si fanno due cotte di birra, una consecutiva all'altra. Questo perché? Perché uno dei passaggi fondamentali e importanti per avere un ottimo prodotto finale è quello lì dei lavaggi e della disinfestazione di tutto l'impianto. Quindi parliamo di lavaggi con soda, con acidi. Questi qui fanno in modo che non ci siano batteri che poi a lungo andare magari possono compromettere e possono infettare la birra. Voi producete non una sola qualità di birra? No, noi produciamo al momento, abbiamo messo sul mercato già 2 tipologie di birra. La prima l'abbiamo presentata in occasione della Festa della Mela ad ottobre, che è una birra bionda in stile American Blonde Ale. Una seconda birra in stile American Amber Ale, che è una rossa, un'ambrata rossastra, e l'abbiamo presentata nel nuovo anno, quindi i primi di gennaio, e proprio in questi giorni è stata fatta una nuova tipologia di birra in uno stile IPA, e che sarà pronta disponibile per il consumatore finale tra un paio di mesi. Le caratteristiche principali delle 3 birre quali sono? Allora, la caratteristica principale della prima birra è proprio, è una birra molto beverina, infatti ha una gradazione di circa 4,3 gradi. È stata apprezzata dal pubblico, dalla clientela, perché infatti molte persone, anche chi non ha mai bevuto birra, l'ha bevuta molto, molto volentieri ed è stata apprezzata. Questo per quanto riguarda la prima tipologia di birra, che è stata chiamata maggiolata. Invece la seconda tipologia di birra, chiamata Judicis, è una birra un po' più corposa, però anch'essa non ha una gradazione alcolica molto elevata, infatti ha circa 4,8 gradi di gradazione alcolica, ed ha un abbinamento un po' più particolare, magari è più consigliato per carni, per formaggi, per taglieri di salumi, eccetera. Invece quest'altra birra, che sarà disponibile tra un paio di mesi, è una birra molto estiva, quindi con sentori erbacei, floreali. Quella che avete presentato alla Festa della Mela qual era? Quella che abbiamo presentato alla Festa della Mela è stata la primissima birra bionda, quindi una bionda classica, denominata maggiolata. No, devo dirvi, io non sono un bevitore di birra, quelle poche volte che il Bud mi dava alla testa, quel giorno ho bevuto un bicchiere grosso della vostra birra e non mi ha fatto niente, era piacevole, non mi ha fatto male alla testa. Sì, questo, come dicevo prima, è proprio dovuto al fatto di avere una gradazione alcolica molto bassa, 4,3 gradi. Basti pensare che quelle in commercio sono da 4,6, 4,8, 5, quindi ha un grado alcolico accessibile, tra virgolette, un po' a tutti. Quali sono le materie prime per fare la birra? Le materie prime sono l'acqua, malto d'orzo e luppolo.
a Castel del Giudice produciamo? Castel del Giudice produciamo l'orzo, interamente, lo produciamo interamente noi, infatti siamo un birrificio agricolo ancor prima che artigianale, questo perché almeno il 60% delle materie prime utilizzate per fare questa birra è prodotto e quindi coltivato a Castel del Giudice. Stiamo facendo anche degli, ormai da qualche anno, anche degli esperimenti sul luppolo, siamo arrivati a circa un 400 piantine di luppolo, abbiamo anche recuperato un luppolo autoctono che sta qui vicino al fiume Sangro, stiamo facendo degli esperimenti, speriamo un domani di chiudere un po' la filiera e quindi autoprodurci sia orzo che luppolo. Andiamo a vedere magari la piantagione, certo, che è qua fuori. Certo. E qui c'è il luppolo che ha tutta l'intenzione di arrivare alle stelle con questi fali così alti. Sì, sì, il luppolo che vediamo qui è il luppolo che, diciamo, noi lo chiamiamo luppolo autoctono perché l'abbiamo recuperato in un piccolo boschetto che si trova lungo il fiume Sangro. È rigoglioso, sì, è molto rigoglioso, infatti in natura cresce molto, molto spontaneamente. E il luppolo è una pianta che si sviluppa in verticale, quindi in altezza, arrivano fino a 5-6 metri. E quante piante avete qua e che maniera può essere da supporto, che produzione può garantire? Allora, quest'anno siamo arrivati a circa 400 piantine di luppolo. Questi filari qui alle mie spalle sono quelli un po' più vecchiotti, diciamo, hanno già qualche anno, hanno circa 2-3 anni, cioè nel momento in cui è iniziata l'idea e il progetto di portare avanti un birrificio agricolo. Mentre adiacente c'è un altro piccolo luppoleto che sempre con il passare degli anni abbiamo messo a dimora. L'idea è quella di arrivare a produrci anche noi il nostro luppolo, quindi oltre a produrre l'orzo di Castel del Giudice interamente sui terreni di Castel del Giudice, l'idea è quella di produrre anche l'orzo, anche il luppolo. Ovviamente il luppolo ha una filiera tutta sua, così come l'orzo. L'orzo deve essere raccolto, deve essere mandato in malteria, eccetera, eccetera. Mentre il luppolo deve essere raccolto, essiccato e pellettizzato. Pellettizzato che significa fare dei piccoli pellet, come quelli lì che si utilizzano di legno per il riscaldamento a casa, e in modo tale da poter essere utilizzati all'interno degli impianti. Questo perché? Perché si utilizza il pellet piuttosto che il frutto, diciamo, fresco. Perché il pellet, una volta che viene inserito all'interno del bollitore, viene disciolto, quindi non lascia residui. Invece, utilizzando il prodotto fresco, c'è il rischio che qualche pezzetto di questo prodotto vada all'interno dello scambiatore o comunque di elementi fondamentali dell'impianto e con il passare del tempo portare infezioni. Quindi il nostro scopo, il nostro progetto è quello di innanzitutto standardizzare la produzione in modo tale che quando si produce questa birra noi abbiamo delle caratteristiche e una scheda tecnica ben specifica, e una volta che abbiamo standardizzato il prodotto fare una filiera proprio qui nostra in modo tale che possiamo raccoglierlo, essiccarlo, pellettizzarlo ed utilizzarlo per fare la birra. Ragionevolmente la prima produzione quanto si potrà avere? Ma noi la prima produzione in realtà già ce l'abbiamo avuta, perché questo qui tra qualche mese arriverà già ai 5-6 metri. Noi l'abbiamo già avuto un buon raccolto, il problema è che non abbiamo potuto utilizzarlo direttamente all'interno dell'impianto perché appunto è ancora in una fase sperimentale, quindi non siamo riusciti ancora a standardizzarlo, non abbiamo delle caratteristiche ben specifiche e questo lascia purtroppo presagire che non avendo un prodotto standardizzato poi la birra anch'essa non potrebbe essere standardizzata. Quindi l'obiettivo primario è standardizzare il prodotto in modo tale da poter avere una birra il più standard possibile. Nelle vicinanze c'è il meleto, ma come dobbiamo dire che il luppolo batte le pere o viceversa? No, anzi, il luppolo è diciamo paradossalmente la naturale prosecuzione del melo in questo caso, perché il luppoleto, il birrificio maltolento, nasce
dalla Melise, cioè nasce da un'azienda che ormai è ventennale, che partì ormai 20 anni fa con la vendita del prodotto fresco, quindi della mela fresca. Nel corso degli anni ha diversificato un po' l'offerta, quindi facendo dei trasformati, composte, succhi di frutta, e adesso è nato un altro progetto, cioè questo qui del birrificio Maltolento, e quindi garantire un prodotto ancora più diverso e soprattutto un prodotto costante per tutto l'anno. Le mele, la birra, il miele, le patate, poi? E poi, bella domanda, ceci, farine, piccoli frutti, allevamento in serra, abbiamo messo a dimora tante iniziative e progetti. Melise si identifica con Simone Gentile. Quando si mangia la mela, la birra si può bere sempre, e voi avete fatto l'abbinamento, da una parte le mele e poi è nata una creatura che è il birrificio. Ma qual è il rapporto che c'è tra Melise e la birra Maltolento? Allora, l'azienda è la stessa. Melise si occupa della coltivazione dell'orzo che viene utilizzato per la produzione di birra, ed non sono due aziende legate, ma sono la stessa azienda, lo stesso cuore, la stessa anima, che entrambe cercano di fare in questo territorio una agricoltura e una produzione di prodotti genuini e schietti, e cercando di utilizzare al meglio le risorse che il territorio può darci. Quindi diciamo, dagli esordi della produzione del melo, in un'ottica di una diversificazione aziendale, si è passati da produrre una sola varietà di mele. Nel corso del tempo ne abbiamo iniziate a coltivare diverse, adesso siamo a 14 varietà diverse di melo in produzione. Siamo all'interno del nostro campo sperimentale dei meli antichi, fatto in collaborazione con l'Arca Sannita, e ci sono 60 varietà antiche molisani. Tre di queste varietà antiche sono già in produzione: limoncella, zitella e gelata, e pensiamo di introdurne anche qualcun'altra. Diciamo, nell'ottica di questa diversificazione, la produzione dell'orzo, che era una produzione locale, anche se prima veniva utilizzata solo per uso umano o per la mangimazione animale, in questo territorio l'orzo è sempre stato coltivato. Quindi è nata l'idea della produzione di birra col nostro orzo nel nostro ambiente, perché uno degli ingredienti principi è proprio l'orzo. L'acqua dalle nostre parti, che è un altro ingrediente importante, è buona, è salutare, è pulita, e quindi diciamo non poteva che venirne fuori un prodotto straordinario. Il cambiamento del clima in qualche modo danneggia in questi ultimi anni ogni tipo di cultura. Per le mele, le cose come sono andate l'anno scorso e come le previsioni di quest'anno? Allora, negli ultimi 4-5 anni abbiamo avuto delle fortissime riduzioni di produzione, qualche anno anche un intero annullamento, quindi nessun tipo di produzione, per quelli che sono i cambiamenti che avvengono nel periodo primaverile. Abbiamo avuto delle gelate tardive che hanno portato in alcuni anni a quasi meno 5 gradi nella primavera, intorno al 24-25 di aprile, e tutta la fioritura è andata tutta persa. E quest'anno la stagione è partita in un modo che sembrava fra i più, diciamo, fra i peggiori degli ultimi anni, anche se quest'anno c'è stata la giusta finestra nel periodo stretto della fioritura, che ha permesso comunque di avere una buona allegagione. Siamo nelle fasi in cui stiamo valutando l'allegagione, e valutiamo intorno ai primi di giugno quella che è la cascola naturale del melo, le premesse, diciamo, ci sono per una buona annata quest'anno, dobbiamo tenere in considerazione che quest'anno è stata veramente un'annata particolare. Siamo passati dall'inverno all'estate senza avere una primavera vera e propria, che è una condizione particolare e essenziale perché vi sia una buona fruttificazione, una buona produzione di qualsiasi alimento. Si trova meglio il malto e l'orzo in base a questo cambiamento climatico? Allora, c'è da dire che noi seminiamo un orzo che viene seminato a ottobre, quindi
deve passare tutto l'inverno, diciamo, sotto la neve, sotto al freddo, e poi deve iniziare la sua crescita, la sua maturazione deve avvenire in primavera. Sicuramente, cioè la sua crescita avviene in primavera e poi in estate avviene la sua maturazione. Sicuramente questa primavera così particolare ci farà ritardare un pochettino il periodo di raccolta, ma al momento, diciamo, non abbiamo, non riscontriamo nessun problema di produzione, quindi la produzione di orzo per la birra per l'annata agraria 2021 al momento è salva. Vogliamo farne previsioni, chi sarà la regina delle mele il prossimo anno? Guarda, sono diversi anni che vince la zitella. Io mi auguro quest'anno che sia un'altra mela molto buona che vinca. Questo potrebbe essere il suo anno, perché le premesse ci sono. È una mela che si chiama la Sanguigna, che è sempre una mela antica molisana, molto buona. A tavola di Simone Gentile quale mela c'è? Una delle mie mele preferite, cioè mi piace tantissimo, si chiama la Florina, che è una mela dal colore rosso, schietto e molto croccante. Siamo in chiusura, grazie ad Aldo ed Alessandro Porfirio per le riprese sia qui nello studio che fuori, grazie a Dario Antoniani per il montaggio e la regia, ovviamente grazie a voi che da casa ci avete seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana.